poco ma buono. Che sia Moraiolo, Lecino o Dagogia, quest'anno gli uliveti umbri hanno prodotto il 40% in meno rispetto allo scorso anno. Sì, alcune piante fiorite più o meno precoci o altro, insomma, hanno incontrato le alte temperature e si sono bruciati i fiori. Tuttavia è un olio di straordinaria qualità. In Umbria si trovano quasi 7 milioni e mezzo di piante d'ulivo, che coprono circa 30.000 ettari e permettono di produrre in media 65.000 quintali d'olio ogni anno. Secondo le stime del Consiglio Oleicolo Internazionale, se l'Italia è in ribasso, invece nel resto del mondo si produce di più. Crescono soprattutto paesi come la Tunisia, il Marocco, la Turchia e l'Argentina, ed è proprio da lì che proviene il rischio di contraffazione per l'olio italiano. L'annata 2017 porterà sulle tavole degli italiani 320 milioni di chili d'olio d'oliva, ma avvertono da Coldiretti il rischio contraffazione c'è. Le contraffazioni nascono in questi contesti dove il valore medio di quel prodotto è superiore al valore medio del prodotto standard. Miscelare oli italiani, comunitari ed internazionali è possibile, ma va dichiarato nell'etichetta. Per scegliere un prodotto di qualità bastano pochi semplici accorgimenti. Guardare il prezzo, un prezzo troppo basso mette in discussione la qualità e la provenienza del prodotto. Per esempio, un olio umbro non può costare meno di 10 euro al litro. L'ultima indagine Coldiretti Censis raccomanda attenzione anche nei ristoranti, uno su quattro infatti non rispetta le norme in materia d'olio.